Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo, ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Molti della folla invece credettero in lui e dicevano: il Cristo, quando verrà, compirà forse segni più grandi di quelli che ha fatto costui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sul amore non amato, pensate, è una espressione molto cara a noi, soprattutto molto vera, perché Gesù che muore sulla croce, ecco, ci rappresenta l'amore non amato, l'amore rifiutato, un po' come è successo nel Vangelo di oggi, siamo nel capitolo 7, quando Messia non è accolto. E penso che noi abbiamo sperimentato tantissime volte nella nostra vita, ecco, questa sensazione dell'amore che qualcuno ha rifiutato, il mio amore che è stato rifiutato, che è stato rinunciato, che sofferenza che abbiamo vissuto. E pensate che, ecco, Gesù, ecco, è questo Dio che arriva per salvare l'uomo, per aiutarlo, per stargli vicino, e questo l'uomo proprio non ci pensa neanche, dice: ciao ciao, ti saluto, non mi interessa il tuo aiuto. Perciò possiamo qua, per capire meglio questo tema, anche guardare un po' l'illuminismo, questo corrente culturale, un po' sociale, anche politico, che è partito proprio a metà del Settecento, è durato fino al 800, che significava soprattutto una rinuncia a Dio, un rifiuto di Dio, un rifiuto di tutto ciò che è la religione. Ecco,
questo motto, questo detto classico dell'illuminismo, abbi coraggio di avere la sapienza. La sapienza compresa come la sapienza umana. Perciò rifiuto Dio, la sua sapienza, per assumere quella sapienza umana, la scienza. E penso che stiamo vivendo un po' una cosa del genere anche nei tempi di oggi. Guardate che la scienza non può adesso in qualche modo risolvere il problema in cui ci siamo trovati con coronavirus, ma non solo coronavirus. Proprio stiamo vivendo veramente un momento da questo punto di vista buio e abbiamo bisogno di entrare nella sapienza di Dio. E la sapienza di Dio si chiama, da parte nostra, degli uomini, infanzia spirituale. Infanzia spirituale, la piccolezza del cuore, perché Dio, ecco, è sapiente sulla croce, è sapiente quando nasce come un bambino a Betlemme, in mezzo alle cacche, è sapiente quando gli danno, ecco, come nel Vangelo di oggi, di un ignorante, eccetera. Capite? Questa è la sapienza divina, la piccolezza del cuore, infanzia spirituale. Perciò da una parte abbiamo questa prepotenza della sapienza dell'uomo, quando dice io ce la farò senza di te, me la caverò, e dall'altra parte Dio dice non ce la farai e devi assumere questa infanzia spirituale, cioè essere bambino di Dio che è tuo papà. E come si fa? Allora, ecco, questi esercizi spirituali dicono che la porta che ci conduce all'infanzia spirituale è Immacolato Cuore di Maria. Immacolato Cuore di Maria, che è stato spalancato in modo particolare a Lourdes, ma anche a Fatima. Pensate che Papa Pio XII ha detto che dopo la Pentecoste, quella di 2000 anni fa, Fatima è stata la Pentecoste più potente in tutta la storia umana. Perché? Perché là Dio Padre ha presentato questa porta all'umanità dell'Immacolato Cuore di Maria, dicendo: se tu vuoi tornare da me, Dio, devi attraversare questa porta. Siete interessati a farlo o no? Vedo che sì, allora vi spiego come si fa. Ci sono tre passaggi, attenti, potete scrivere, soprattutto nel cuore. Allora, il primo passaggio, anzi, forse uso tre esempi, così vi aiuterà a capire in che cosa consiste questa entrata, perché ci sono tre scalini. Allora, il primo scalino, ecco, c'è questo famoso racconto che alcuni di voi forse hanno già sentito parlare, di un bambino che ha fatto una bellissima missione. Siamo nel Medioevo, torna da questa missione e il re, ecco, per in qualche modo ripagargli questa missione, questo bene che lui ha fatto, ha messo un sacco con le monete d'oro dentro. E questo re, per pagare questo bambino, che si è comportato molto bene, dice: senti bene, adesso puoi prendere con la mano tutte queste monete che ci stanno dentro, perciò cerca di, ecco, utilizzare bene la mano, quelle che rimangono nella mano chiusa sono tue. E questo bambino guarda questo sacco pieno di monete d'oro, ma a fianco c'è la sua mamma. E questo bambino dice: mamma, fallo tu, perché la tua mano è più grande. Capite? È fantastico questo esempio. Ecco, perché la mano della mamma è più grande della mano del bambino. E questo è il primo esempio che mi serve per dirvi che noi a volte trattiamo Maria, ecco, solo così. Andiamo da lei quando abbiamo bisogno.
Siamo un po' avidi, in questo senso che quando abbiamo bisogno, perché siamo nei guai, corriamo e diciamo: mamma, usa la tua mano. Cioè questo sacco delle monete d'oro è il cuore di Dio, sono le grazie. E diciamo: mamma, attingi tu dal cuore della Santa Trinità le grazie per me. E questo è il primo scalino, che poi anche è ovvio, è interessante. Ecco, pensate che per attingere le grazie dal cuore di Dio noi abbiamo bisogno di quella donna stupenda che è la Madonna, che intercede sempre per noi. Ricordatevi. Questo è il primo passaggio. Ma non basta qua. Vi sto parlando, ecco, di questo passaggio della maternità anche, della Madonna, in cui noi diventiamo bambini. Allora non basta. Ecco, pensate che a un certo punto, quando un bambino, ecco, diventa grande, e questo è il secondo esempio, ecco, di un uomo che si è perso nella sua vita, alcol, droga, azzardo, sesso, e a un certo punto è entrato in una chiesa e, urlando perché la sua vita si è rovesciata, ha detto: fammi vedere che tu sei madre. Si è rivolto alla Madonna, capite? E iniziava a piangere, a urlare, eccetera, e ha sentito nel cuore questa risposta della Madonna: fammi vedere che tu sei mio figlio. Capite? Perciò non basta solo, carissimi, dire: dove sei Maria? Perché non intervenni nel mondo? Perché non intervenni nella mia vita? Ma Maria mi dice, e dice a te, fratello e sorella: fammi vedere che tu sei mio figlio. Cosa vuol dire? Io, ad esempio, assomiglio a mia mamma, ho preso da mia mamma questo aspetto fisico, questo timbro di voce, ho preso tante caratteristiche. Cioè, la Madonna dice: che cos'è questa droga che tu usi? Che cos'è questo alcol? Questo sesso? Hai tradito tua moglie con tutte queste donne? Questa è assomiglianza? Capite? E poi piangi perché non sei mio figlio, perché fai tutto per dimostrarmi che non mi assomigli. Capite? Perciò, vedete, non basta solo usare la mano della Madonna, perché questa non è una spiritualità matura, ma ci vuole una somiglianza nei confronti della mamma. Ecco perché questi esercizi spirituali ci servono. In questi 30 giorni vogliamo scoprire chi è questa madre e come possiamo assomigliare a lei, capite? Ecco perché in tutte queste prediche che vi presento, ecco, cerco di dare qualche notifica, qualche caratteristica della nostra mamma, perché è molto molto importante. E poi c'è anche questo terzo scalino, carissimi, che, ecco, forse uso un altro esempio di una suora che, ad esempio, pregando in una chiesa, dice a Gesù: Gesù, ma perché tu hai lasciato la tua presenza a noi qua nel mondo, la presenza eucaristica? Sei in tutti i tabernacoli del mondo presente, noi durante ogni santa messa ti abbiamo, possiamo comunicarci, possiamo adorarti, sei nel pane vivo, e perché non hai lasciato a noi Maria, tua madre, in questo modo? E Gesù ha risposto a lei nel suo cuore: vedi, io non ho lasciato mia madre così come ho lasciato me, perché io voglio che Maria viva in te, che tu diventi Maria, che tu diventi Maria, servendo, correndo come lei correva Santa Elisabetta, come lei organizzava le nozze di Cana, una festa, ha organizzato una festa a due sposi che si sono trovati in difficoltà, come lei stava sotto la croce, capite? E come lei ha organizzato, ad esempio, la Pentecoste, eccetera.
Perciò questo atto pratico, actio, il terzo scalino, perché io posso assomigliare anche a mia madre, ma non fare tutto ciò che lei fa nel suo quotidiano, capite? Perciò questo terzo scalino è ancora più importante, perché Gesù dirà alla fine dei tempi: io non ti conosco, ma io ho fatto tutto ciò, ma io non ti conosco, perché? Perché non facevi ciò che io volevo che tu facessi. Perciò, vedete, sono questi tre scalini che ci fanno entrare nella infanzia spirituale, attraverso Immacolato Cuore della Madonna. Ecco, ci sono queste tre perle della Madonna che sono proporzionate, direi, a questi tre punti di cui vi ho parlato. Queste stelle della Madonna, o perle, come io le chiamo, sono: la prima è proprio l'Annunciazione. Sono tre fiat che Maria dà. Il primo, ecco, fiat, il primo sì, la prima perla è Annunciazione. Quando Madonna dice sì al Padre, cioè dice sì a questa mano del Padre, ricca di grazie, e si appoggia su questa mano. Come succederà con me se io non conosco l'uomo? E l'angelo Gabriele dice che cosa? C'è la mano di Dio da cui scenderà la grazia su di te. Vedete? Perché anche Maria fa questi tre gradini. E poi la seconda perla della Madonna è sotto la croce, Stabat Mater. Quando lei assomiglia al figlio. Figlio soffre, sta morendo e lei soffre. Capite? Il secondo scalino. Ecco, fammi vedere che tu sei il mio figlio. E Gesù dice: fammi vedere che tu sei mia madre e stai vicino a me. Capite? Io sto vicino a te, tu stai vicino a me. Incredibile. La seconda perla della Madonna, Stabat Mater, la croce. E la terza è la Pentecoste, quando Maria diventa madre di tutti i membri della Chiesa, di tutti i credenti. Ecco questo terzo scalino, capite? Che io devo generare gli uomini, le donne, questa è l'evangelizzazione. Evangelizzare significa generare qualcuno, partorire qualcuno che ancora è lontano da Dio, che qualcuno non è ancora credente, eccetera. Questo parto a volte è molto molto doloroso, capite? Perciò, ecco, io vi lascio qua anche un compito molto importante per oggi. Cercate di trovare 5-10 minuti, accendete la candela davanti alla Madonna, può essere anche davanti a un quadro della Madonna o una figura della Madonna, e offrite il vostro amore non amato. Cercate di trovarlo. Senz'altro avete vissuto una cosa del genere, quando il tuo amore è stato rifiutato dal marito, dalla moglie, dal figlio, dal genitore, dall'amico, da, non so, da un insegnante, dal professore, eccetera. E offrite questo amore non amato alla Madonna, dicendo: fa che su questa mia sofferenza, su questa mia delusione, tu possa, ecco, partorire un figlio di Dio. Se volete potete anche chiedere una conversione per una persona concreta, date il nome, o se no potete dire: io non voglio neanche conoscere il nome di quest'anima, scegli tu Maria, ma su questo amore non amato mio, sulla mia delusione, sulla mia sofferenza, che qualcuno nasca. Può darsi che, ad esempio, ci sarà una persona che non si è mai sposata e si sente delusa perché è stata in qualche modo abbandonata, derisa, lasciata da qualcuno e non ha mai formato la famiglia. Ecco, questo amore non amato offri oggi all'Immacolato Cuore di Maria, dicendo: su questo amore che nasca ad esempio una bella famiglia. Scegli tu Maria. Forse ci sono adesso due fidanzati che stanno passeggiando,
in qualche parte del mondo. Ecco, forse stanno facendo un discernimento, sposarsi, non sposarsi, lasciarsi. Ecco, io voglio che la mia vita sia un sostegno per qualche persona, perché Maria conosce tutti. Questo vuol dire Pentecoste, questo vuol dire, carissimi, diventare Maria, diventare Maria. Ecco, Gesù dice a questa suora, vi ricordate? Io non l'ho lasciata Maria nel tabernacolo perché io voglio che Maria sia in te. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.